Se non li annunciano io mi sparo. Oh. Questa, vieni qua. Questa è una presa di posizione. Io con questa musica, con questa stream, sto dichiarando che devono uscire remake. Devono annunciare remake. Se... Ma scusami, ma il rape lo fai a bassa. Se non escono i remake, io regalo 20 sub a questo fottuto canale. Ok? Ne regalo 20. Voi direte, ma non erano 16? Sono 20. Ma che è sta roba? Ma che suono ha fatto? Ma che musica lo fai è? Ma non è lo fai, ma è simil trap. Fammi cambiare, mi fa caccare. Mi fa iper caccare. Tra l'altro non ho più Spotify. Mi fa... Che cazzo è stato? Ma ti è tiltato tantissimo. Oh, via, basta. Western Union Online. Ma fatti una sega. Allora, ragazzi, dai, lo saprete, ma Dungeon Alchemist, All Powered Map Making Software, skippa. Oh, grazie. Allora, come saprete, è stata annunciata la Nintendo Direct. Storiella che non si butta mai. Tra l'altro sto anche registrando, perché magari stasera la piazzo su Creepy Live, sta live senza un vero motivo. Domani, signori, siamo in live alle 15, ovviamente. Non ci sarà Pokémon Perla, come intuirete, ma ci godremo il fantastico Direct, che sarà, che poi è Presence, ormai è cambiato nome. Sarà alle ore 16, quindi chiacchiereremo un'oretta insieme anche agli altri. E poi dopo ci gusteremo l'ennesimo remake di Kanto. Molto bene, stasera mi godo Milan Stella Rossa, ragazzi. Per questo vi ho anticipato la stream. Tanto oggi volevo un po' chiacchierare e parlare un po' del Direct di domani. Però nel senso, in realtà, come è scritto nel titolo, abbiamo già detto molto, quindi c'è ben poco da dire. Grazie mille, Andrea, per la sub. No, non credo, però puntaci. Ci conto, Andre. Grazie mille per il settimo mese. E niente, quindi la programmazione è cambiata un po'. Ci sarà la reazione al Direct domani, ovviamente. La sera famo Zelda tranquillamente. Ovviamente la sera sarà piena di bambini che arriveranno. Ah, hai visto Ramak? Quando ho fatto la live alle 15. Però sì. Oppure, cosa ne pensi di Ramak? Io sarò lì a cercare di fare un sacrario di merda, non ci riuscirò. Vabbè. Poi sabato. Allora, io in teoria vorrei editare la reazione per... per sabato, per l'appunto. Oggi, tra l'altro, adesso vi dico un'altra cosa. Volevo editare la reazione per sabato. E poi se il trailer che uscirà dovesse dare delle informazioni utili per crearci un video, magari tra domenica e lunedì farvi uscire un video. Oggi mi sono svegliato molto presto. Mi sono svegliato tipo alle 6:30 per editare Pokémon Y, perché ho pensato, provo a pubblicarlo. Solo che oggi, ragazzi, cioè io non ho smesso di tirare su col naso e di sciacquarmi la faccia dalle 7 di mattina, perché ho un'allergia allucinante. C'ho gli occhi che mi bruciano, c'ho il fuoco negli occhi, e quindi non ce la facevo, considerato che dovevo fare la stream, considerato che stasera c'è il Milan, considerato che domani sarò dalle 15 in poi H24 sul PC a preparare contenuti. Io ho detto, non finisco di editarlo, me lo tengo per settimana prossima, che c'è il boost dei remake, i video vanno meglio. Vaffanculo. E niente, comunque c'è anche il sub goal, ragazzi, quest'oggi. Vi faccio vedere... A voi di Twitch faccio vedere questa cosa. Aspettate, l'ho fatta vedere in anteprima i sub. Però famo una scala di anteprima. Di anteprime. Una scala di anteprime. Ai sub l'ho fatto vedere tipo...
alle 14:30. Poi lo faccio vedere alle 17:07. Perché ovviamente domani ci sarà l'annuncio. Ma essendoci l'annuncio, che fai? Non lo fai il video spam su YouTube? Però voglio dire, non lo fai il video spam normale, no? Classico. Ho pensato di fare qualcosa di più divertente. Datemi un attimo, perché qui devo anche togliere un attimo la musica. Si levi, Ale. Il titolo, come potrete vedere adesso, è Remake Pokémon Diamante e Perla in arrivo, ma ho commesso un errore. E questo è il nostro video. Ah no, aspetta, fermo. Metti la webcam qui sotto. Leva sta merda. Leva sta merda! Mi sono giocato 100 euro di sub. Se non annunciano il remake di Diamante e Perla. Venite su Twitch a seguire il Pokémon Present. Questo è il nostro content di domani, signore e signori. Questo sarà il nostro content di domani. Ah! Però dai, sono bello carico per domani. E non vedo l'ora di rimanere deluso un altro anno, perfetto. E niente, quindi cos'è che aveva scritto prima Steg? L'ho visto apparire in chat con il VIP, mi ero impegnato ad armeggiare. L'ho perso di prepotenza. Dov'è il VIP? La voglio la sub anche se non sono un ave, ma manco so cos'è, giusto per prenderti soldi. Grazie mille, sei a posto. Beh, sei arrivata, inizio a ridere come un pazzo. Se arriva la sub, inizio a ridere come un pazzo. Musica altissima. Scusate. Perfetto. Chiedo venia per la musica. Stavo dicendo a Ste che se gli arriva la sub in regalo, rido tantissimo. Meglio te che Madonna, se fosse partito questo a 100 di volume sareste morti probabilmente. Se facessi una live mentre guardi la partita, ragazzi, bello tutto. Io ci ho anche pensato a volte, però capite bene, con mio padre di fianco magari no. Non so se mi spiego. Con mio padre di fianco magari no. Comunque non so se avete visto nel video quanto sembravo fatto. Non ero fatto. È che avevo gli occhi rossi per l'allergia, ragazzi. Adesso è un po' migliorata, però ho passato almeno dalle 11 di mattina a soffrire come un cane. Siete sicuri che il Pokémon Present sarà domani? Beh, l'hanno annunciato, direi di sì. Se non ci fosse domani sarebbe strano, no? Se ci pensate. C'è Tirizina. E quella a me fa dormire, Zara. Beh, io non posso dormire. Cioè, non posso dormire. Dovrei prenderla la sera prima di addormentarmi. Però, cioè, io non so quando vado a letto. Io a volte vado a letto alle 10, a volte alle 2. Nel video stavo piacendo per le sub da regalare. Ma infatti, quando l'ho visto Andrea, io ho pensato, no, dai, che merda, io lo tolgo adesso. Cioè, non posso presentarmi in queste condizioni. Poi, però, ho pensato che fosse un po' loro, un po' metagame, no? E allora ho detto, vaffanculo, teniamolo. No, oggi sono proprio conciato a livello di allergia. Insopportabile questa storia. Tra l'altro ho un audio di Luke di 1 minuto e 24. Questo per dirvi quanto il Direct abbia risvegliato anche lui. Allora, calcolate che domani saremo in live con sicuro Fabio, sicuro Joe, sicuro Luke. Luke streamerà anche, magari attaccherà un po' dopo, ma Luke streamerà anche. Streamerà anche Fabio. Joe non l'ho ancora sentito, ma non mi sorprenderebbe se streamasse anche lui. Ci potrebbe essere anche Tia, che sta valutando. Su Discord c'è probabilmente. In live sta valutando se portarla o no la reazione. Quindi sì, domani sarà festa grande. E poi voglio ricaricarlo ovviamente su Creepy Live, editata a mio modo.
Quindi stile, magari ricaricare una reazione di... No, non ho scommesso 100 sub, ho scommesso 20 sub. Non mi scammate. 20 sub che equivalgono a 100 euro. Si annuncia il remake con un altro gioco, lo giocherei per la prima volta in live. E che sono, stronzo? Non me le voglio fare 500 spect, non me le voglio fare 60 sub. Certo che li gioco in anteprima. Sbologno ogni impegno. Calcolate che per giocare i DLC... Allora, per giocare adesso, fun fact. Adesso è il momento di spammare qualche emote triste, ragazzi. Venite qua. La Landa Corona, come voi ben saprete, è uscita il 23 ottobre 2020. Se la vostra memoria è efficace, il 23 ottobre 2020 era all'interno di quel periodo in cui, da un momento all'altro, non so se esattamente il 23 l'hanno fatto, ma da un momento all'altro, avrebbero sprangato le regioni con una saracinesca. Io ero da Bea, dalla mia ragazza, eravamo a Roma, però poi siamo tornati giù a San Vincenzo, dove abita lei. No. Amore mio, devo streamare DLC. Quindi torno su a Milano. Cioè, torno su a Bologna. Ai tempi ero a Bologna. Amore, torno a Bologna, streamo i DLC, faccio la mia settimana. E poi torno giù a Brust in Toscana. Covid-19. Saluto. Si vede poi. Niente, m'ha inculato. Però... una mina al DLC, eh? Questo va detto. Comunque sì, a Bea piacciono i Pokémon. L'unico motivo per cui sta con me è che io sono... cioè, potrei permetterle in futuro di entrare in contatto con personalità importanti del mondo Pokémon. Cioè, l'unica cosa che c'è di attraente in me, ovviamente, è il canale YouTube e Twitch. Bea conferma. In chat, perché i video li fai senza occhiali? Perché sono molto più bello senza occhiali. E non essendo davanti a un monitor posso permettermelo, anche se in realtà ho iniziato a fare video con senza occhiali grazie a queste due luci che sono un po' meno forti di quelle che ho giù a Bologna, perché quelle che ho giù a Bologna, se io faccio video così senza occhiali, mi sento accecato. Però vedremo un po'. Sei più bello con gli occhiali, time out Ganon, grazie, adesso... Tra l'altro, ragazzi, inizio ad avere anche dei capelli ingestibili. Dovrò provare. Un giorno mi presento in live con i capelli legati. Così infartate per bene. Quando ci siamo fidanzati avevi 100.000 iscritti. Poi mi hanno hackerato e ne ho persi 50.000. True story. Allora, scusatemi, prendo l'acquetta. Oh sì! Oh sì, ma io ho le casse attive. Fatemelo spiegare. Chi è il pazzoide? Grazie mille, Xavier. Per la sub. Hai appena sabbato a uno che si presenta in live con sta pettinatura. Per dire, adesso. Adesso prima mi danno troppo fastidio oggi. Aspetta. Usiamo le cuffie come simil cerchietto. Non ha funzionato. Non ha funzionato, eh. Dite che non ha funzionato. Vabbè, capita, ragazzi. Non ha funzionato. Prendi il cerchietto. Arrivo. Chat solo emoticon, vado a cercare un cerchietto. Ma adesso si pone l'eterno quesito.
Adesso si pone l'eterno quesito. Come si mette un cerchietto? Come si fa a mettere un cerchietto? Tipo... Live finita. Allora, com'è che deve stare? Deve stare davanti e non dietro. Cioè, tipo... Quindi, tipo... Tipo così. Cioè, davanti e non dietro cosa significa? Tipo, devo metterlo da qua? E quindi una roba simile? Come funzionano? Allora, wait, aspettate. Fatemi appoggiare le cuffie. Adesso se sabbate non vi sento ma vi vedo. Perché avevi un cerchietto in casa? Non so, Castello. Magari c'ho una madre. Mia madre, sarà di mia madre, non lo so. Togli gli occhiali. Vabbè, ma che palle. Ma quante cose complicate nella vita. Tipo. Va che bello che sono. Va che bello che sono. Un figo della Madonna. Schiaccialo sulla fronte e tiralo indietro. Tipo così. Non troppo davanti e non troppo indietro. Insomma. Ciao Giova, oggi compio 28 golosissimi anni. Beh, secondo me è un grande risultato. Secondo me è un grande risultato. Secondo me è un grande risultato. Fatemi riprovare, voilà. Grazie mille, Joink, per i beat. Ho 28 colosissimi anni, auguri. Auguri. Sono il migliore. Se solo sapessi legarmi i capelli, sarebbe top. Prova a tenerli così. Aia, mi sto facendo male. Oh, aspetta. Ciao a tutti allenatori, sono Federic95ita e oggi sbustiamo. Oggi sbustiamo, ve lo dico io cosa facciamo. Oggi sbustiamo. Oggi, signori, si sbusta. Altro che... Oh, con le cuffie nasconde anche le imperfezioni, ti dirò, eh? È pulito! È pulito così! Conosci Gravior? Sì. Cioè, non di persona, ma di YouTuber. Senza... Con le cuffie, top! Questa è qualità, e giustamente per la qualità, Crisi, Sabba, grazie mille. Tenerla per te, ma vabbè. Grande Crisi, best streamer del mondo, cuore rosso PS. Continuerò Azz. A fare sub finché non apri l'OnlyFans, lingua fuori con occhiolino. Ne volete proprio l'OnlyFans? Beh, questo è già un po' porno, no? Voglio dire, è già un po'... Che canali segui per le teorie? Nessuno attualmente. Nimue... Che salutiamo, una mia sub, me ne ha consigliato uno che devo recuperare da un po'. E
Comunque, Cree, grazie per la sub. Joink, grazie per i bit. Oh, ti dirò, cioè, così ha il suo perché la pettinatura. Per le stream si potrebbe tenere se non sfanculo. Per le stream si potrebbe tenere se non la sfanculo. Per i video è più difficile perché vorrebbe dire togliere le cuffie ed è un po' più una merda. Però per le stream tu piazzi le cuffie qui. Copri il dietro. Va che bello. Quanto dura il present? 20 minuti mi pare di aver capito. Se Saidonia non mente sono 20 manca minuti. Solo la giacca e la cravatta. Manca la giacca e la cravatta, cazzo. Ci si può lavorare su sto look, eh? Ci si può lavorare. Magari ci riprovo. Ci riprovo per domani. Vediamo cosa succede. Bea che... Ah, ciao Onimo, è benvenuta. È Ruin Maniac Files. Lui ve lo consiglio anche se non ho visto dei video. Ma non li ho visti perché non... Per dirvi. Cioè, non li ho visti tutti, però ho intravisto qualcosa. Ha fatto un video dove tipo interseca Pokémon con Dante Alighieri. Bellissimo. Bea, scusami, mi dai un voto da 1 a 10? Dammi un voto da 1 a 10. Andrea, grazie per i bit. Volevo togliermi le cuffie, ma poi ho pensato che non volevo sfangularla per... Meno 7. No, non... ormai è vecchia la gag di timeoutarti. Meno 7, a posto. Grazie. Molto bene. 10 per l'idea, 0 per la realizzazione. Va bene, ragazzi, tranquilli. Tranquilli. Domani mi annunciano un remake di Kanto. Domani droppano un remake di Kanto. Oggi, ragazzi, ho fatto un sondaggio in community. Che cosa annunciano secondo voi? E le opzioni erano: remake di Kanto, Let's Go Charmander, Squirtle e Bulbasaur, collection di tutti i giochi di Kanto, remake di prima generazione, nuovo Fire Emblem. Nei commenti un tizio risponde: secondo me annunciano il remake di Diamante e Perla. Bravo. Bravo. Come hai fatto? Sei troppo intelligente. Cioè, pazzesco. Io non ci avevo pensato. Io non ci avevo pensato che annunciassero il remake di Diamante e Perla. E io ero convinto che annunciassero Fire Emblem. Pensavo di fare un'intera stream ad applaudire così. Ah? Sapete cosa facciamo adesso? Adesso ci prepariamo. Ogni singola reazione per ogni singolo annuncio che potrebbero fare. Allora, la mia reazione se annunciano Let's Go Sinnoh. Reazione se annunciano Let's Go Sinnoh. Reazione se... Nuovo alert subito, clippate. Reazione se annunciano un terzo titolo per Pokémon Spada e Scudo. Questa è la reazione. Sei a casa da solo, sì. Reazione se annunciano Let's Go Yoto. La giri così perché... E tiri un pugno fortissimo allo schermo. Qui lo tiri, poi prendi
Poi prendi il Joy-Con the pick di Eevee. Il Joy-Con di Pikachu. E provi a mangiarli. Tutti e due. Li mangi, letteralmente. Li ingurgiti. Questa è la reazione che dovesse uscire Let's Go Yoto. Con di sottofondo però lo fai. Immaginatevi la scena in cui io spacco una Nintendo Switch. Ma di sottofondo c'è questa team qua. Aspetta, c'è questa di sottofondo. E io a ritmo di musica, danzando, tiro i ganci alla Switch. Bam! Bam! Prendo la dock, la spacco in due sul ginocchio. Guarda che cammina che c'ho. La spacco in due sul ginocchio. Poi cerco una copia di Pokémon so... Questa! Cosa c'è dentro? Proprio lui. Il libretto delle istruzioni. Va che bellino. Oh, i capi palestra e le medaglie. Iniziamo. La reazione a Let's Go Yoto è: leggiamo per un'intera live solo questo. Capo palestra di Violapoli, Valerio, medaglia Zefiro che fa la sub con Amazon Prime. John, grazie mille. Grazie mille per il secondo mese. Benvenuto in live. Quello pure il Pokéwalker. Il Pokéwalker in giro ce l'avrò, però ovviamente non funziona più. Basta, cos'altro potrebbero annunciare di mainline? Direi che ho finito. Di mainline direi che ho finito. Facciamo un fantannuncio. Se vi annunciano un remake di Quinta, non succede, è impossibile. Oggettivamente impossibile. Domani arriva Masuda. Oh, che cipina! Bam! Bianco bianco e nero nero. Nuovi titoli. Remake di Quinta generazione. Come reagite? Pokémon bianchissimo e Pokémon nerissimo. Tra l'altro mi dissocio. Harakiri è eccessivo. Mi dissocio anche da Harakiri. Dona se 16 sub se ne liberano. Qui ci sono diventate 20 le sub. Ho alzato la posta. 20 sub che equivalgono a 100 euro se non annunciano, se non annunciano i remake. Aggiungo, ovviamente, se annunciano i remake ed è un Let's Go, non scappo. Ma se annunciano i remake che sono a tutti gli effetti titoli mainline e poi ci aggiungono qualcosa di Let's Go, tipo la cattura così, basta, sono finite le cose fighe di Let's Go, allora a quel punto non sarebbe un Let's Go, quindi ovviamente c'è il margine. Se annunciano un remake sei salvo in generale, Let's Go, meno, no, mi rifiuto. Se annunciano un Let's Go, quindi se ecco la grafica di dei Let's Go, mi spacco la testa contro il muro. E dono 12, quante sono? 20 sub. Scusatemi, ma basta però Ecutreac, cioè nel senso... Ecutreac, come cazzo si pronuncerà sta città? Fuori dal cazzo nel dubbio. Basta pubblicità, YouTube... Sono un po' ipocrita, vero? Visto che io ne metto chi... Grazie. Bene. Sono il king degli ipocriti, ragazzi. C'è poco da fare. Se li fanno in griglia sono considerati Let's Go. In realtà non so quale sia la discrimina. Probabilmente per capire se è un Let's Go o meno... Bisogna giocarli, perché loro potrebbero dirti: ah sì, diamante e perla, e non metterci il Let's Go. Poi esci e dici: beh, questo è Let's Go. Quindi è tutto da vedere. Tipo se non c'ha lo starter personalizzato, con la mossa pipì di fuoco che ammazza chiunque, con Eevee one shot Onix,
se non hanno quelle, se Piplup improvvisamente non prende un jet spaziale e impara a usare volo, queste cose qua, no? Tutte quelle cose disgustose che Let's Go ha introdotto in Pokémon e che io mi auguro di non vedere mai più! Mai più, se possibile, grazie. Secondo me ci sarà la bicicletta di Spada e Scudo? Perché questa domanda così specifica? Perché tra tutte le cose che potevi chiedere del remake hai chiesto questa cosa così specifica? Ti giuro, boh! Non lo so! Non ne ho idea! Come ho fatto a venirti in mente questa cosa particolare? Per sapere come gestisco le mani nel gioco. Ah, no, ok. Contorta, però sì. No, mi auguro che riportino le man io. Io spero che riportino le man. Magari con una meccanica svecchiata dall'impossibilità di... Scusatemi, posso dire una cosa? Ma non basterebbe. Game Freak, adesso Game Freak. Vieni qua. Perché Game Freak, tu non lo sai, ma io ho un'idea rivoluzionaria. Ragazzi, chat solo emoticon. Perché adesso sto per sconvolgere l'ordine mondiale dando il tip della vita a Game Freak. Per piacere. Potete solo sabbare in questo momento, oltre a spammare emoticon. Allora, praticamente, regà, sapete come la facciamo la meccanica delle man? Game Freak, ascoltami bene. Praticamente, tu rifai le man. Ma mi permetti di farle dimenticare. Lo so che è assurdo. Lo so che è assurdo. Tu, fra visionario, tu rimetti taglio, ma al posto di non poterlo dimenticare, lo tratti come... Aspettate che devo elaborare... Lo tratti come una mossa normale. Una mossa normalissima. Ho sconvolto l'ordine mondiale abbastanza, secondo voi? L'ordine mondiale è stato sconfitto? Abbiamo sconfitto l'ordine mondiale. Pazzesco! Cioè, assurdo! No, questo volo. Assurdo. Però vi giuro che si può fare. Cioè, vi giuro che si può fare. Cioè, tu puoi fare le MN, ma che non sono MN. Mo chiamano l'FBI. Adesso guardo il telefono. Don't fucking move. FBI. Ah, ok, perfetto. Fra, assurdo. Assurdo. Completamente assurdo. La butto lì, è una mia idea. John, grazie mille per i 100 bit. Me basterebbe rendere le MN delle mosse buone e utili. Ma sì, si sta memando, si mema, certo, sì, si potrebbe fare in mille modi. Però mi auguro che le mantengano, perché mi piacerebbe rigiocarle e che svecchino un po' la cosa del mossa indimenticabile, che sinceramente, arrivati a questo punto, secondo me vale quello che vale, considerato anche che c'hai il box portatile probabilmente, quindi voglio dire... l'ostacolo che prima potevano rappresentare, poi vai a capire quanto interessante a livello di ostacolo, non si pone più. Quindi a sto punto che Scalaroccia diventi una mossa normalissima che io posso insegnare e far dimenticare. Cioè, oh raga, io potrei mettermi qua e dirvi il tip della vita ancora. Cioè, praticamente le MN le trasformi in delle abilità, che però non si chiamano abilità, perché abilità, delle capacità che ha il Pokémon. Quindi, cioè, questa è un'altra cosa assurda. Cioè, se tu hai un Pokémon che può volare, puoi usare volo. Se tu hai un Pokémon che può andare sull'acqua, usi surf.
E se c'hai un Pokémon che può tagliare gli alberi, hai taglio. Però non voglio arrivare così. Non voglio arrivare a delle scelte così rivoluzionarie. Questo mi rendo conto che è rivoluzionario, è esagerato. Forse sono troppo avanti io. Facciamo che sono delle mosse che poi le posso diventare. Facciamo che le MN diventano MT normalissime. Come la gestiresti per il fine della trama? Ma le sblocchi semplicemente. Con la medaglia i tuoi Pokémon adesso possono fare questo, questo, quell'altro. Molto banalmente. Farebbe piacere la scelta della difficoltà vista. Eh sì, Joink. E poi? E poi cosa vogliamo vedere? Gli asini che volano? E poi cosa vuoi vedere? Anche una lorra? Cioè poi pretendi cosa? Un post-game? Cioè sono comunque umani e devono riposare. Cioè tu arrivi qua e chiedi un gioco fatto bene, moderno. Grazie mille per i 25 bit. No, certo, sarebbe ottimo poter scegliere la difficoltà. Sarebbe ottimo poter scegliere la difficoltà, però cioè... Sono l'azienda con più soldi al mondo. Ho capito. Ma come tu ben sai, Ganon, i soldi non fanno la felicità. Cioè voi arrivate qui, pretendete... Cioè cose assurde, tipo la difficoltà variabile, tipo... Lo sviluppo dei personaggi, tipo la trama. Cioè, ragazzi, voglio dire, fly down. Vola basso e schiva i sassi. Azzi. No, troppo. Cioè, arrivi qui, pretendi che Pokémon sia un bel gioco. Pazzesco, non è possibile. Cioè, è una di quelle cose assurde, non può capitare. È una di quelle cose assurde, tipo che ti hackerano il canale. È una roba impossibile che avvenga. Impossibile. Questa sarà la live della storia. Preparatevi. Questa sarà la live della storia. Una live che segnerà... Skip annuncio. Send money 24/7 with the Western Union app. Se nei remake di Diamante e Perla verrà inserita la difficoltà selezionabile, io, Giovanni Cattaneo, regalerò a questo canale 30 sub. Ma se insieme la difficoltà variabile dovesse essere introdotta una Sinnoh completamente overworld, se dovesse uscire Let's Go, mi metto a piangere. No, sono serio. Forse non dovevo farlo. Forse non è stata una trovata intelligente.
Forse non è stata una bella idea. No, bene. Ma così è un'osservazione, ragazzi. Adesso venite qua. Challenge ita. Adesso facciamo questo challenge. Apriamo questo video, poke and chill. Adesso il challenge epica. Vediamo quante volte appare la stessa pubblicità. Questo è il nostro content. Send money 20. Dove è la musica? Grazie. Bene, abbassa la musica. E quindi c'è poco da dire. Va bene. E niente, basta, fine. Quindi sì, ho detto le mie stronzate. Ma ragazzi, ma scusatemi, adesso parliamo seriamente. Ma che live stiamo facendo? Ma la live di oggi è di un content incredibile. Cosa significa solo 4 sub? Oh. Per questo. Cioè, questo è quello che le mie capacità di intrattenimento valgono? 4 sub. Mi pare forse troppe. 2. Una. La gente ha un cervello e sub altrove? No, Marica, la gente non ha un cervello e sub quando faccio Pokémon. Sono arrivato a dovermi mettere gli alert da solo. A momento. No, non c'ho voglia di mettere un altro alert. La difficoltà da subito una volta finito il gioco. Indifferente. Allora, io sono un fan. Io sono un mega fan delle Master Mode o delle modalità folli sbloccabili finita una run. Cioè, prima ti giochi il gioco a difficoltà normale. Una volta che hai finito il gioco ti dice: guarda, se ti gira il cazzo, puoi farla in modalità Master. L'unico problema di questa cosa qui è che Pokémon ha anche un comparto online. E quindi non è scontato fare una modalità del genere, fare un'avventura del genere. Quindi intuitivamente secondo me per Pokémon la struttura più consona sarebbe quella di permettere di selezionare una modalità facile, normale o difficile all'inizio del gioco, perché ovviamente tu finendo il gioco, se vuoi approcciarti al competitivo, non andresti mai a giocare una modalità Master. Mentre invece, posto che, vabbè, lì si può anche discutere dei diversi slot di salvataggio e vabbè, del fatto che la struttura di Pokémon mista all'online sia un po'... sia un po' vincolante da alcuni punti di vista. Però non credo che sarebbe un problema mettere facile, normale e difficile, pur essendoci un online, dato che poi alla fine l'online pareggia tutti i Pokémon perché li porta tutti allo stesso livello. Quindi sì, secondo me la cosa che avrebbe più senso sarebbe modalità facile, normale e difficile. Alternativamente una Master Mode che è... oh, da quello che ne so per quanto riguarda Zelda, tu puoi avviare una run in Master Mode che è separata, a parità di software e di utente, che è separata rispetto a quella normale, giusto? Quindi anche quella struttura sarebbe ok. Cioè permetterti di fare un'altra avventura che consiste in un altro salvataggio e che permetta l'accesso da un'altra parte del menu che si sblocca finita, una volta terminata la trama principale... e che non vada a interferire, ad esempio, sulle sfere del competitive, quindi una roba esclusivamente single player. Si crea un secondo salvataggio nello stesso account. Esatto, quella cosa lì potrebbe aver senso. Lo fanno? 30 sub. Pulite. Molto tranquillamente, ve lo posso assicurare. Molto tranquillamente. Cosa dovrebbe cambiare la difficoltà? I livelli dei Pokémon o un discorso della IA? Entrambi tendenzialmente. Allora, in realtà, tipo, secondo me una cosa che dovrebbero fare e avrebbe senso sarebbe
creare anche una modalità difficile con dei vincoli, ad esempio. Cioè, regolamentare le lotte singole. No, le lotte con i normali allenatori della serie. In una modalità un po' più difficile, se l'allenatore avversario ha due Pokémon, tu, dopo aver perso due Pokémon, vieni sconfitto. Non vai al centro Pokémon, perché non te scomporto tutto il team. Ma la lotta finisce, tu dai i soldi all'allenatore e poi puoi riaffrontarlo rivitalizzando i Pokémon tranquillamente. Una cosa del genere, cioè imporre un limite di Pokémon da te utilizzabili, selezionabili per carità, ma importi un limite che stia al pari con l'allenatore che affronti. Dunque, allenatore X ti affronta con 3 Pokémon, allora tu lo affronti con soli 3 Pokémon. Già quello, secondo me, sarebbe un passo avanti per quanto riguarda la difficoltà. Perché qui nessuno, è un concetto che ho espresso nel talk con Next, qui nessuno sta chiedendo un gioco iper difficile. Nessuno qui, cioè, oddio, si può chiedere, ma il problema non sta nella Master Mode. Il problema non sta nella Master Mode, perché nessuno qui vuole giocare un gioco hardcore. Il gioco hardcore me lo posso creare anch'io. Nessuno qui ha la priorità di giocare un gioco hardcore. Si chiede che l'avventura sia realistica, no? E che non diventi One Punch Man, dove io sono consapevole di poter vincere sforzandomi un po' di più, ma devo giocare al 30% rispetto alle possibilità che il gioco mi dà. Ma questo storicamente in Pokémon, eh? In Pokémon, cioè, qualsiasi idiota sarebbe in grado di battere Pokémon Rubino, Zaffiro, Smeraldo e i giochi che tutti usiamo. Perché? Perché ci sono i revitalizzanti, le ricariche totali, quindi tu le spammi ai tuoi Pokémon e prima o poi vinci, no? È questo il discorso. Quella è una roba che magari si potrebbe limitare in un'ipotetica modalità difficile. E voi mi direte, vabbè, ma tu i revitalizzanti e le pozioni non le usi e te lo autoimponi. Vero. Però perde di immersività, no? Perde di immersività. È come se ipotizzate di giocare a calcio. Ipotizzate di giocare a calcio e siete talmente più forti dei vostri avversari che voi dite, perfetto, allora, sai che c'è? Io, per essere più in difficoltà rispetto a loro, durante l'intervallo non vado negli spogliatoi a riposarmi, ma faccio delle ripetute di scatto, così sono più stanco. Bello. Ok, magari riesci anche a trovare della competizione. Ma tu sai benissimo che hai la competizione perché ti stai menomando. Tu lo sai benissimo che hai la competizione perché ti stai menomando. Quindi, quanto ti può appassionare una roba del genere? Quanto concretamente lo faresti nella vita vera? Partendo dal presupposto che Pokémon è un roleplay game, un RPG, il che significa RPG roleplay, quindi devo giocare un ruolo. Ergo, più il gioco è immersivo, più il gioco è efficace. Se il gioco ti porta a non doverti immergere, o a doverti immergere in parte, limitandoti, autoimponendoti dei limiti, non è il massimo. Cioè, importi dei limiti è una cosa che puoi fare dopo, per giocare un'esperienza particolare, per fare una challenge, per fare un contenuto, per divertirti. Ma in sé il gioco... Cioè, io domani posso, ragazzi, fare la challenge su Spada e Scudo, in cui uso solo 1000 bave, e dire, Spada e Scudo, un gioco difficile! No, non è difficile Spada e Scudo, cioè, sono io che decido di mutilarmi. Ok. Impedire di dare gli strumenti nella lotta, oppure consentirci di usarne solo un tot come li usa l'avversario. Insomma, pareggiare le possibilità al di fuori della lotta, no? Secondo me sarebbe già qualcosa, senza dover andare a toccare il livello, l'intelligenza artificiale. Perché, ripeto, poi possono anche farlo, possono anche fare il gioco Pokémon più difficile del mondo, io sarei iper contento. Però, non lo facessero, non ne farei un dramma. Mi piacerebbe piuttosto essere il migliore, battere la CPU, che so di poterlo fare, ma che ciò sia un minimo un'impresa, no? Cioè, che io arrivo alla Lega Pokémon e dico, cazzo, arrivo alla Lega Pokémon e mi ricordo, cavolo, io ho perso sul percorso 204 con il mio rivale che mi ha asfaltato il culo. Adesso lo sto aprendo in una battaglia prima della Lega all'ultimo sangue, dove ho vinto 5-6. Caspita, allora se ho battuto il rivale 5-6, quanto può essere difficile la Lega Pokémon? Allora lì vivi tutto meglio, no? È una questione di vivere il videogioco. Va bene?
È una questione di vivere il videogioco. È ovvio che se io Pokémon Spada e Scudo, Pokémon Spada e Scudo, la Lega Pokémon aveva anche un'intelligenza artificiale discreta. Il problema lì stava nei livelli, ovviamente. Però Pokémon Spada e Scudo, vi racconto la mia esperienza. Palestra di Nessa, come si chiama in italiano? Azzurra. Palestra di Azzurra. Sono nella merda. Ok? Sono nella merda perché io ho Centiscorch, che forse al tempo era ancora Sislipide. O Sislipide. Sislipide si trova contro Dreadnought. Tu dici: perfetto, hai perso. Perché hai perso? Perché Dreadnought ha una stab roccia per 4, ha una stab acqua per 2, e tu sei un bruco stupido di tipo fuoco coleottero. Risultato: Dreadnought, Dyna, attacco. Io uso quello che forse era uno sgranocchio, sinceramente non ricordo. E Dreadnought forse poi alla fine riesce a tirarmi giù. Ma per questa stronzata io ho il game facile, perché poi subentra un altro mio Pokémon. Questo è stupido, no? Questo non ha alcun senso. Perché? Perché succede una roba del genere? Ma usami questa Dyna Macigno, spaccami la testa e magari ci torno. Vuoi fare una cosa per cui Dreadnought fa Dyna attacco e quindi anche il bambino stupido che non ha mai giocato Pokémon vince il gioco? Fallo. Però accanto a questo magari metti la possibilità per un giocatore un po' più esperto di viversi meglio il gioco. Anche perché se io posso capire con una nuova generazione il discorso del fai il gioco un po' più semplice, perché magari ci sono i bambini e magari vuoi evitare che il gioco sia eccessivamente difficile. Non è che tutti i giochi devono avere la stessa difficoltà, cioè possono essere di più semplici, di più difficili. Però un remake che è giocato da persone come noi, che vuoi perché erano più piccole, vuoi perché obiettivamente la CPU al tempo era un filo più stronza, hanno avuto delle difficoltà a giocare Diamante e Perla. Se io faccio il remake, e il remake è facile, non ha senso, perché le persone che vai a tirare saranno molto probabilmente dei fan già navigati nel brand. Come risolvi questa contraddizione? Facendo come fanno tutti i videogiochi, quindi mettendo una difficoltà selezionabile. Non vuoi lavorare sui livelli? Non vuoi lavorare sull'intelligenza artificiale perché ti pesa il culo? Perfetto! Metti delle semplici limitazioni. Modalità master: non puoi usare gli strumenti in battaglia come non li usano gli altri allenatori, e puoi usare solo i Pokémon degli allenatori. Fine. Magari vinco lo stesso, magari il gioco non è Fire Emblem a difficoltà folle, ma almeno è capace che io perda, perché magari approccio l'allenatore, seleziono tre Pokémon, magari quei tre Pokémon sono Grotol e Grotol, Lopunny e Geodude. Lui c'ha Monferno. Risultato: Grotol è morto, Lopunny è morto e Geodude è morto. Ottimo! Io in squadra avevo il mio Azumarill. Si ottiene Azumarill. Io in squadra avevo il mio Onix. No, Onix me l'ho sciolto con la mossa lotta. Avevo un Pokémon. Avevo Staravia. Avevo Staravia. Perfetto! Io seleziono Staravia e tu quel Monferno non lo vedi più. Al secondo tentativo ti batto. Grazie Erdri TV, grazie mille per la sub, benvenuto. Per il secondo mese, tra l'altro. Ma le musiche, Lupo Lucio, le musiche non le cambieranno mai. Se c'è una cosa dove non hanno praticamente mai fallito sono le musiche, quindi le musiche sono l'ultimo dei miei problemi. Su un episodio Arceus cosa dovremmo aspettarci? Ma non lo so cosa dovremmo aspettarci. Io me lo immagino connesso in qualche modo alla meccanica Dynamax. Cioè, io quello che mi posso immaginare di un ipotetico episodio Arceus, che sembra essere stato leakato, anche se la fonte non è attendibilissima, quindi pinze. Mi immagino un qualcosa del tipo: dopo la trama principale, che sarà sostanzialmente quella solita, e ricomparirà Plotinio, che era presente in Pokémon Platino, ma il suo piano era sgangherato. Plotinio, che è uno scienziato, e
il suo piano in quello che sarà l'episodio Arceus sarà quello di utilizzare questa energia Dynamax, che verrà in un qualche modo inserita nella lore, per far perdere il controllo a Diamante, a Dialga e Palkia. Dialga e Palkia che, perdendo il controllo, ovviamente andrebbero a distorcere o andrebbero a perdere l'autorità sullo spazio-tempo. Risultato, da un danno così grave occorrerebbe per un danno così grave occorrerebbe l'intervento di Arceus. Ma attualmente non è che possiamo dire molto di più. Cioè, io immagino che, essendoci un'energia di ottava generazione che distorce lo spazio-tempo, ed essendo Pokémon Diamante e Perla dedicati allo spazio-tempo, un'ipotetica discesa di Dio sia legata a questo scontro di forze, quindi tra la distorsione del tempo e l'ordine del tempo, quindi un discorso tra caos e ordine. Ci aspetti nuove forme per Dialga e Palkia? Magari una Gigamax. Magari una Gigamax. Diciamo che le forme, al di là delle questioni di lore, hanno anche una potenza significativa, ecco. Mi aspetto piuttosto a questo punto una nuova forma di Arceus. Magari una forma libera dalla catena che è attorno. Giratina non so come potrebbe inserirsi. Lo sapete qual è la mia paura, vera? La paura che mi sta nascendo in questi giorni? Secondo me tagliano il mondo distorto. Cioè, Giratina sarà catturabile, ma secondo me non entrerai mai nel mondo distorto. Non sono d'accordo, Ganon, però lo sai. Tra l'altro, anche prima, secondo me, hai detto una bella cazzata. Non è vero che i giochi sono diventati più facili nel tempo. Pokémon X e Y è il gioco più facile che esista, e Usum sono particolarmente difficili per essere dei nuovi giochi. E se proprio vogliamo vederla per bene, Pokémon Rosso Blu ha una difficoltà disgustosa. E Pokémon Argento, la difficoltà non è negli allenatori, ma è nella struttura del gioco, quindi la difficoltà lì è semplicemente una questione di team building. E poi le altre generazioni, terza, quarta e quinta, sono un filo più difficili delle altre. Però anche lì, mica parliamo di grandi difficoltà, I Pokémon che ti seguono, c'è il parco Curipoli. Secondo me quella potrebbe essere una piccola wild area. Secondo me il parco Curipoli potrebbe essere una piccola wild area. Quindi una zona open world in stile isola solitaria, insomma, dove puoi andare in giro col tuo Pokémon. Per quanto sia... si sia dimostrata disgustosa la feature del Pokémon che ti accompagna nei DLC, però è anche vero che è una feature che non è semplice da gestire. Allora, ipotizzate questo paragone. La verità è che non devono farti seguire da tutti i Pokémon per fare una roba fatta per bene. Le prime geni le ho provate, oltre a averle droppate perché non mi piacevano, non erano facili. E Azzi, fidati. Cioè, non so che cosa tu abbia giocato, ma Pokémon Rosso, Blu e Giallo sono vergognosi a livello di difficoltà. Vergognosi. I Pokémon fanno autodistruzione sugli spettri. Il moveset di Gary ha tipo attacco rapido alla Lega. Dai, non. Quello è oggettivo. Posso discutere su... questo posso discutere su Usum, ma la prima gen ci sono è oggettivo, ci sono i moveset. Ora io non ricordo, però obiettivamente non erano presentabili. Cos'è che volevo dire io? Non mi ricordo più, avevo letto un commento interessante. Non me lo ricordo, però secondo me taglieranno Giratina. Io stavo dicendo questo prima. Secondo me taglieranno un modo di... Ah no, ecco cosa stavo dicendo. Il problema è che con il 3D non puoi più permetterti di farti seguire da tutti i Pokémon e avere risultati soddisfacenti. E secondo me è un problema di sistema. Immaginate su Zelda... immaginate che su Zelda tu ti possa far accompagnare da un mob. Ok? Ipotizzo. E devi... farti accompagnare allo stesso modo da un Lynel oppure da un
da una di quelle gelatine blu. La differenza di velocità nel mondo 3D è importante, e quindi con la velocità che tu puoi assumere non c'è alcun modo per far sì che le due cose si coniughino. Quindi è ovvio che se tu ti fai seguire da un Metapod, Metapod non ti potrà mai stare dietro, mai, 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 mai. Mentre invece ci sono alcuni Pokémon che vengono programmati per avere una velocità pari a quella del giocatore, d'accordo? Quindi quello che loro dovrebbero fare per riportare una feature di questo tipo in maniera godevole è quella di potersi fare seguire da alcuni Pokémon. Quindi Pokémon che possono più stare al passo con il giocatore. Chiaramente devono anche programmare diverse velocità, perché attualmente le velocità sono tutte identiche. Cioè, il Pokémon corre sia che tu stia camminando, sia che tu stia correndo, sia che tu stia andando in bicicletta. Devono programmare delle velocità diverse. Però è chiaro che in un mondo 3D non è semplice come cosa realizzare una cosa che si muove al tuo stesso ritmo, o come minimo è molto più difficile rispetto ad Heart Gold. E soprattutto non tutti i Pokémon si possono permettere di seguirti, di seguire te che corri o te che vai in bicicletta. Ok, quindi secondo me quella è una meccanica da rivedere alla radice, anche tagliando molti Pokémon dall'accompagnamento. Puntualmente, se faranno l'accompagnamento con solo 10 Pokémon, forse 50 Pokémon, la gente dirà: ma perché non posso farmi seguire da Scizor, che è mio Pokémon preferito? Ah, Pokémon Heart Gold era Melgio, Melgio, Melgio. E vabbè, sono stupidi, c'è poco da fare. Sì, Nico, è stato annunciato per domani alle 16, siamo in stream, benvenuto comunque. E quindi sì, cioè quella meccanica lì è a livello di 3D è un problema. È un problema non per giustificare il fatto che l'abbiano fatta di merda, nel senso che poteva essere comunque fatta molto meglio. Vi ripeto, facendo sì che i Pokémon non sbattano contro il nostro sprite o che non si fermino, banalmente. Però è molto meno immersiva di quella di Heart Gold, che però obiettivamente giocava su un mondo diverso, che era sicuramente più predisposto a una meccanica così globale. Domani alle 16 ci trovo qui, anche alle 15. Domani siamo in live alle 15, ragazzi. Pache alle 15, perché è il mio orario di streaming, quindi tanto vale che attacco un'ora prima e chiacchieriamo. Se li fai cavalcabili, allora tu i Pokémon li puoi anche fare cavalcabili, ma se tu li fai cavalcabili come su Let's Go, che il Pokémon è grande così e il percorso è grande così e tu ti puoi muovere in linea retta, peraltro sbattendo periodicamente contro robe, è inutile. Se tu vuoi fare i Pokémon che puoi cavalcare, devi consentire il fatto che siano cavalcabili in zone aperte il più possibile. In zone aperte il più possibile, perché il 3D porta questo. Il 3D porta questo, ragazzi, cioè il 3D porta alla morte o comunque al forte ridimensionamento, secondo me, della meccanica del Pokémon che ti accompagna. Se anche stavolta vai in chiamata con Giovanni, dì subito di non guardare la live in anticipo. Sì, anche perché lì dovrò dropparci il video, quindi deve rigare dritto, Joe. Deve rigare dritto, no? Non c'è cazzo. Quindi noi ci connetteremo tipo 15 minuti prima e faremo il sync e dirò: non staccate da questa stream perché deve venire fuori il video. Prima che non ha chiesto della chiesa di Quiripoli, secondo te la tolgono? Dici per questioni di politically correct? Ma... non... cioè, allora, volete sapere? Cioè, la verità è che per come il mondo sta andando non mi stupirebbe. Per come il mondo sta andando non mi stupirebbe. Potrebbero trasformarla in un tempio non legato, che non richiama una specifica religione. Quindi magari anziché mettere la chiesa ci mettono un tempio... in stile greco, per dire, non lo so.
Cioè, una roba che non. Che poi va a toccare la sensibilità. Ma che sensibilità vuoi toccare, Dio Bono? Però vabbè, quello è un discorso che non ho voglia di trattare adesso. Però, cioè, mi auguro che non lo facciano perché era un luogo molto carino. Ma per come sta andando il mondo non mi stupirebbe. Per come sta andando il mondo non mi stupirebbe. Sarò sincero. Sarò sincero. Sicuramente non la chiameranno chiesa. Sicuramente se dovessero approcciare questa roba non la chiameranno chiesa. Magari faranno un redesign. Tra l'altro, come luogo, totalmente utile. Il Battle Frontier lo tolgono 100-100. Guarda, Ganon, se... Ironicamente, se l'hanno tolto in Horas e lo mettono qui... Dico, ma scusa, cioè, mi viene da pensare che siano stupidi. A sto punto togli questo. No? A sto punto togli questo e tieni la Torre Lotta. Però la Torre Lotta, che c'è Palmer in cima... Oh, fammelo un piccolo focus in su Palmer, sul padre di Barry. No, la Torre Lotta secondo me rimarrà, perché la Torre Lotta serve anche per una banale questione di competitivo. Banalmente. Per ottenere i punti. Il Battle Frontier è il parco lotta. Però credo che Arena Lotta, Azienda Lotta verranno tutte tagliate. Oh, io mi auguro sempre che ci siano, eh. Perché è un gran contenuto single player, quello. Pochi cazzi. Ed è potenzialmente, se volessero usare, anche un bel contenuto multiplayer. Cioè, connetterti con una persona random per affrontare l'azienda lotta. Secondo me sarebbe interessante, quantomeno. Però non penso, sinceramente. Sinceramente non penso. L'azienda lotta era stupenda. Cazzo sì. E tra l'altro è sparita dalla quarta gen, perché poi non l'hanno mai più riproposta. Neanche alla fine, se ci pensate, neanche un nero e bianco. Però no, è ingiusto, perché nero e bianco 2 hanno messo l'albero lotta, che è una grande cosa. Forse. Però lì è anche diverso, in realtà. L'albero lotta è addirittura un concetto diverso. Vedi, quello era quel sentore di posto difficile che il bambino non può approcciare. Sono due cose diverse, no, è vero, avete ragione. È più il metro lotta, quello di bianco e nero, che rispetto a un'azienda lotta è chiaramente inferiore, ma anche solo a livello di struttura, di originalità, d'accordo? Dovresti trovare le persone che giocano all'azienda lotta, ma fidati che le trovi. Fidati che le trovi. C'è anche il Pokémon World Tournament. No, ok, sono ingiusto con la quinta gen da quel punto di vista. Pur avendo tolto il parco lotta, ha fatto molto in realtà. Pur avendo tolto il parco lotta, ha fatto molto. Però io ci sono rimasto proprio male quando in Horas non hanno messo il parco lotta. Secondo me lì hanno sbagliato. Ma allora, mi pare che... Allora, ieri quando ne parlavo su Next, forse hanno parlato di un... Forse Vincenzo di Next mi hanno detto, Bob e Frobby ha dato questo parere, cioè che... il parco lotta è stato rimosso perché ormai era presente un competitivo online ben rodato. Che è vero in parte, nel senso, è chiaro che ai tempi di Pokémon Rubino e Zaffiro il parco lotta e la difficoltà del parco lotta rappresentava la vera sfida competitiva che oggi è delegata all'online. Però è anche vero al tempo stesso che era un contenuto single player alla fin fine, no? E forse bisognerebbe capire che spostare il single player al multiplayer, o meglio, nel fare questa azione, non è detto che le persone ti seguano, perché non tutti vogliono giocare al multiplayer. Ok? Però loro stanno spingendo sul multiplayer. È per questo che secondo me alcuni contenuti single player stanno esplodendo. Vedi il parco lotta. No? Cioè, a delle aggiunte multiplayer fatte nel tempo sono state tagliate alcune aggiunte single player. Ma secondo me è una cazzata.
Perché così è il risultato che chi vuole giocare in multiplayer si deve cuccare tutto un single player, e chi vuole giocare single player si vede tagliati dei contenuti per il multiplayer. Questa è oggettivamente una boiata, ed è un po' che seguono sto trend, eh. Quando ci sarà l'annuncio? Domani alle 16. Ma non è sbagliato, Thomas. Cioè, cosa significa? Che il competitivo ti fa perdere un sacco di parti bellissime del game, del gioco. Cioè, in sé no. Non è colpa del competitivo, è colpa di una scelta. Tu puoi tranquillamente fare il competitivo e fare un single player. Non c'è niente di male. Per multiplayer io intendo più l'apparato competitivo. Lasciate stare il multiplayer di Spada e Scudo, che è una merda, tendenzialmente. Tolto, se vuoi, la questione dei Raid Dynamax Infinity, che invece secondo me ha un perfetto senso. Però andrebbero, come dire, amalgamati meglio, no? Andrebbero amalgamati meglio. Se effettivamente fanno come rosso, blu e verde, tutti e tre i capitoli rilasciati assieme, dici remake, Ganon? Quindi che droppino un remake di Diamante, Perle e Platino, è impossibile, non lo farebbero mai. Sarebbe profondamente idiota. No, sarebbe profondamente idiota. Tutti prenderebbero Platino. Sarebbe un'idiozia cosmica. Non lo fanno il remake di Platino. Punto e stop. Inseriranno gli elementi di Platino nel remake di Diamante e Perla. Al 100%. Ci posso scommettere il canale di Twitch. Cioè, se lo fanno sono super stupidi. Faranno i DLC? Secondo me non fanno i DLC. Perché è un remake. Non vai a fare il DLC di un remake. È eccessivamente impopolare come cosa. Faranno una cosa come Episodio Delta. E se fanno i DLC... sarebbe molto male, secondo me. Mi abbono ora per evitare di ricevere. Grazie, Edo. Beh, grande gesto di solidarietà. Non voglio avere colpe. Comunque, resub dopo quasi un anno, finalmente ce l'ho fatta. Grazie mille per la resub. Benvenuto, bentornato, anzi. €30 per giocare la parte di Platino. Scommetto che non succederà. So che tu sei pessimista, ma io scommetto che non succederà. Piuttosto il DLC per i misteriosi. Io su quello sono d'accordo. Il DLC per avere degli eventi fighi dei misteriosi. Però eventi fighi, e non che ottengo il flauto cielo. E sia, c'è la scala, c'è una roba un po' più figa. Quello lo accetterei, se fatto con criterio, ovviamente. Guarda che ogni tanto mi illumino d'immenso. Non so per quale motivo. Quello lo accetterei. Non accetterei un DLC che inserisca l'episodio Delta nuovo. Quindi non accetterei un DLC che contenga l'episodio Arceus. E secondo me non si azzardano a fare una roba del genere. Cioè, oddio, calma, nel senso che se loro facessero un remake che riprende ogni dettaglio del gioco, mondo distorto compreso, per dire, e poi facessero un DLC dedicato ad Arceus, è una cosa. Ma se nel remake di Diamante e Perla non dovesse esserci il postgame di Platino, o comunque dovesse esserci un postgame scarno, e il DLC dovesse essere la storia del mondo distorto, e allora lì non va bene. Lì non va bene, secondo me. Lì mi incazzerei parecchio, perché è ingiusto. Ma appunto, faccio una puntata sul fatto che non farebbero una mossa così impopolare, che piuttosto quello che potrebbero fare è remake di Diamante e Perla con episodio Giratina magari rivisto, e poi magari che possano fare un DLC che va a parlare di Arceus. Quello ha più senso e lo accetterei. Lo accetterei. Saresti deluso se annunciassero solo spin-off per questo, ma confermassero per il prossimo remake? Per questo anno, dici? Assolutamente sì. Se domani se ne escono con 2021 Let's Go Yoto e 2022 remake, perfetto, frate, perfetto. Io accetterei adesso. Oppure 2021 vi facciamo uscire una remastered. Butto lì.
E poi devi donare 20 sub. Ma che cazzo me ne frega delle 20 sub? 2021 ti facciamo uscire la remastered di XD Tempesta Oscura. Esce un nuovo Poképark per Nintendo Switch. Papabile, secondo me. Magari non Insta Direct, ma papabile. 2021 c'hai questi due spin-off. E poi ti dicono: per il 2022 stiamo sviluppando i remake di Diamante Perla. Tuc, stuc, firma. 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 Preferite Diamante o Perla? Non vi influenzerò con il mio voto. Però in realtà è una scelta iperaffettiva perché è quello che ho giocato per primo, quindi... serie tipo Mega Power ne porterai ancora. Direi che le Acrom come serie sono morte un bel po' di tempo fa. Però forse sì, forse no. Non su YouTube sicuramente. Non Let's Play su YouTube. Magari su Twitch. Vedremo un po' che cosa ci riserva il mondo. Intendi come la fanno la statua di Dialgepalkia? Sono curioso. Sarebbe pazzesco se quella statua diventasse una fusione tra i due Pokémon. E magari la fusione di Dialga e Palkia portasse a problemi dello spazio-tempo e poi ci sarebbe l'intervento di Arceus. Ma non voglio mettermi a fare fantascienza o fanfiction. Ci sono già abbastanza persone che fanno fanfiction. A volte credono di fare teorie. E me le ritrovo anche nei commenti. Gente che fa la teoria che tipo non ha le basi ed è letteralmente una loro pippa mentale e basta, senza connessioni logiche. Quello che mi piacerebbe, cioè, però sarebbe carino se magari quella statua lì venisse reinterpretata come una fusione di Dialga e Palkia. Non vedo il problema. Non vedo il problema. Io da piccolo avevo preso Diamante perché era blu e Perla rosa, nessun altro motivo. Credo che sia stato anche il mio motivo, Thomas. E infatti io ho votato Diamante. Perché ho sempre preferito un po' di più di Alga e perché è stato quello che ho giocato. Quindi, that's it. Mi dissocio. Vabbè. Comunque, ragazzi, in realtà lo sapete che quei dati lì sono tutti condizionati dal marketing, vero? Lo sapete che se in quel sondaggio probabilmente mettete rubino, zaffiro, oro, argento e nero, bianco, la gente tenderà a votare sempre quello che è lanciato per primo nel marketing. Se metti spada e scudo, magari non con la stessa percentuale, però è molto probabile che venga fuori prima spada e poi scudo. Non lo fate adesso perché altrimenti adesso la gente ha lo spirito di contraddizione e vota scudo, chiaramente. Perché c'è. Qui non è che siamo tanto normodotati, voglio dire. Me compreso, voglio dire. Non so se avete visto gli urli che ho cacciato prima per fare il content. Io non riesco a capire per quale motivo mi si sfancula la luce della fotocamera in questo modo ignobile. Cioè, che se io faccio questa cosa qua, poi mi avvicino... divento Cristo. Cioè, io non posso... cioè, io non posso fare le stream così. Fermo, immobile, mi devo muovere un pochino, no? E voi sabbate a questo streamer. Voi a questo streamer, ragazzi, sabbate. Pensa un po'. Voi sottoscrivete un abbonamento. Non fare gli orgasmi con l'acqua. Si chiamano gargarismi. Ganon, tu per caso fai gli orgasmi con l'acqua? Facci sapere qua sotto. Ho fatto tipo Etna, ho irruttato. Insomma, però ma fai schifo? Forse un pochino. Raga, fa super caldo. Fa tipo omega caldo. Mamma mia, fa caldissimo. Sta tornando il caldo. Cazzo sì. Cazzo, Sifo, calcola che Marika, io sono qua così, eh?
con le maniche alzate e con i pantaloni lunghi tirati fino a qua. Eppure c'ho caldo, cazzo. Eppure c'ho caldo. Pazzesco. Veramente pazzesco. Io sono qui con la stufa. Tu Erika dove sei, scusami? Ancora su in Trentino? Oppure sei a Bergamo? Bergamo, perché ho detto Bergamo? Volevo dire Brescia, scusami. Perché ho detto Bergamo? Vabbè. Scusa, ho sbagliato. È stato un errore. E mi cospargo il capo di cenere. Ecco perché ho detto Bergamo, perché OIP, certo. Ho detto Bergamo perché ho confuso con OIP. Vabbè. Marica, t'ho confuso con OIP. Spero che non ti dispiace. È finita la musica? Mi sa che è finita la musica. E mi sa che metteremo di nuovo la musica. Che dite, eh? Ah, ragazzi. Fatemi aprire un po' la finestra, va là. Apro un attimo la finestra e mi metto in maniche corte. Ah. Madonna, ma poi sono sudatissimo. Ma è disgustoso tutto ciò. Cioè, sono sudato come un animale. Come un animale. Pazzesco. Sono sudatissimo. Oh, teniamo un po' le finestre aperte. Maniche corte il 18-23 del 25 febbraio con la finestra aperta. Tra l'altro mi si è sfanculato il cerchietto. Madonna, che disastro. Insomma. Poco da dire qua, dottori, eh? No, aspetta, come funzionava la logica? Tipo così, no? Sì, il problema è che qua mi ha fatto Elvis Presley. Vabbè, sti cazzi, teniamolo così per ora. Finisci prima o fai 2 ore? Ma vediamo un po' cosa fare. Sapete cosa volevo dirvi, ragazzi? Volevo dirvi che ho verosimilmente scelto l'argomento, quantomeno, oppure la direzione che prenderà la mia tesi universitaria. E devo scrivere alla professoressa in questi giorni, devo farmi un po' di forza. Volevo scriverle nel weekend, così almeno non risponde subito e non vado in ansia per ricevere la risposta. Questo è il Giovanni fuori da YouTube, cioè che non vuole scrivere al professore. Frequento filosofia. E ho il termine il 15 per decidere il relatore. Io non mi sto ponendo termini, in realtà. Penso di laurearmi nel 2022, di andare un filo oltre. Alcuni miei amici già stanno puntando a laurearsi. Addirittura una mia amica a luglio. Ho detto a luglio. Io a luglio penso di essere ancora indietro di almeno 4 esami. No, non sono crashato, anche perché leggo i tuoi messaggi, quindi difficilmente posso essere crashato. Oh, raga, che bello. Adesso con la finestra aperta si sta molto meglio. Cantano. Ah, hanno sabbato? Ah no, era un grazie per la sabba, cazzo, va bene. No, non stavo mandando a cagare mio fratello, gli stavo dicendo di stare zitto. Cioè, sì, l'ho mandato a cagare, ma non con cattiveria. Bestemmio è tirato verso il salotto. Non è il salotto, però sì. Però sì. E niente, ho scelto il mio argomento. Penso di voler parlare di ecologia e bioetica, ed è una cosa contorta quella che voglio fare in realtà. Magari ve ne parlerò per bene appena avrò un'idea più precisa, però la mia idea era collegare la bioetica, cioè lo studio della, cioè l'etica applicata alle questioni della vita, a tutto quello che implica la questione della vita. Quindi tematiche della bioetica sono l'aborto, l'eutanasia,
la clonazione, l'eugenetica. L'eugenetica secondo me è uno dei punti più interessanti da quello che voglio fare, perché ho letto recentemente, l'ho anche postato su Instagram, un libro che ora non trovo, che è Ancionas, che è il filosofo a cui faccio più riferimento ultimamente, che è che si intitola Evoluzione e Libertà, che in realtà è una sintesi di un libro più grande che ho comprato, che è Organismo e Libertà. E lui, Ancionas, calcolate, è il pensatore da cui poi trae origine tutta un'impostazione teorica dell'ecologia. Quindi è un po' il filosofo di riferimento dell'ecologia. Almeno ai suoi inizi, adesso probabilmente ce ne saranno altri che non conoscerò così bene. E senza farvi tutta la mappata su come lo spiega... Per l'eugenetica, guarda i film Gattaca. Me lo saprei dire tu. Ste, la porta dell'universo, me lo segno. Devo anche leggermi... Oh, c'è Habermas che parla tanto di eugenetica, e probabilmente la mia prof me lo consiglierà. Però sono molto affascinato in questo periodo dalla questione della genetica in generale. Perché poi, tra l'altro, la genetica contiene in sé, ovviamente, il segreto della vita. E me lo segno sul blocco note. È un film è tipo una serie di fotografie che... Ma vai a fanculo! Beh, dovete sapere che tra me e Ste, e in generale tra me e il mio gruppo di amici, c'è il meme che io non guardo mai film. Che più che essere un meme è una verità. Ontologico, oserei dire. Gattaca... se cercherò Gattaca lo troverò. Una porta e poi il resto viene da sé. Me l'ha corretto con fatta. Ah, no, Gattaca. Gattaca. Ce la facciamo. Praticamente in sto libro Jonas sostanzialmente, senza scendervi nei particolari, dice che la libertà, che noi consideriamo prerogativa dell'uomo, sono qui con la fede che ti prendiamo in giro. Non avevo dubbi. Un saluto comunque. No, si sta buggando Twitch. Io vi giuro, mi prendo a pugni. Non si vede più la roba. Che palle. Ma fornitelo un servizio umano, per piacere. Crapusista segui Salvini e Forza Italia. Cosa stai cercando di dirci? Ma penso che se controlli scoprirei che seguo anche Casa Pound e Potere al Popolo e Rifondazione Comunistica. Comunista, cazzo è Rifondazione Comunistica? E Rifondazione Comunistica. Semplicemente seguo ogni partito politico. Cioè, ogni partito politico, in realtà non ogni partito politico, però da varie fazioni. Perché alla fine io politicamente sono una mezza mina, nel senso che odio tutti, quindi tanto vale seguire tutti. Quello che lui diceva è che la libertà, che noi consideriamo come prerogativa dell'uomo, nel senso che noi ci consideriamo diversi dagli animali proprio qualitativamente, quindi è una cosa che, non so come dire, rompe un insieme, no? Proprio in funzione della libertà, mentre lui dice che in realtà la libertà si colloca a livello embrionale come principio stesso della vita, e lo fa tramite delle argomentazioni metafisiche sostanzialmente, ma che comunque indagano aspetti della biologia molto 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 suggestive. E chiaramente quando vai a parlare di libertà stai necessariamente andando oltre l'ambito della scienza, e quindi hai degli uccelli? No ragazzi, semplicemente la finestra aperta, fa caldissimo. Hai mautato per 1800 secondi. Togligli il timeout, credo che fosse un... non è un'uscita proprio intelligente, cioè non intelligente, però non è un'uscita consona, però sì, non scriverlo, non è carino. E quindi niente, il concetto era sostanzialmente quello, cioè a livello embrionale la libertà si colloca anche nel, non solo nell'animale, ma nel microorganismo, quindi nella nascita della vita. Lui dice nel metabolismo, bisognerebbe spiegarla questa cosa.
E ovviamente quando si va a trattare di libertà ti stacchi dall'ambito della scienza, perché la scienza non può definire cosa sia libero, no, quella è una questione etica e, se vuoi, metafisica. Hai degli uccelli ancora? Forse state memando. Voglio credere che voi siate memando. Comunque chiudo la finestra che ho refresciato abbastanza l'aria. Ale. Insomma, siccome questo libro qua tratta della questione, cioè ha dei risvolti ecologici e tratta la questione della vita sostanzialmente, secondo me potrebbe essere una bella rampa di lancio per trattare la questione. Hai l'uccello? No, quello non ce l'ho. Quello è assente. Ma no, non serviva eliminarlo. Cioè sì, però no. Il caps, ma fa niente. Ve l'ho detto, ragazzi, lasciate più scrivere la gente, non vi preoccupate. Lasciate scrivere, cioè nel senso, ve l'ho detto a voi mod, ormai ci ho perso le speranze. Anziano, sei molto interessante, poiché se non erro riprende la tematica del finalismo rielaborando con il lessico della contemporaneità. Inoltre è un amico dell'Arendt, era un amicone dell'Arendt. Cioè, un amicone, nel senso. Però sì, erano amici. E la tematica del finalismo, sai che non ho... Ho letto e ne ho anche parlato in live del concetto di Dio dopo Auschwitz, dove lui sostanzialmente va a porre come unico Dio pensabile nella contemporaneità un Dio impotente. Quindi un Dio non impotente, ma onnipotente. Cioè, non onnipotente, scusatemi. Però la cosa del finalismo non l'ho mai approfondita in Jonas. Considera che io sono stato molto più sul versante morale per quanto riguarda Jonas. Hai perso le speranze con Tricky? Ma non con Tricky. Ho perso le speranze che la chat si possa moderare come la voglio moderare io. Ma poi lui... lo conosco, quindi voglio dire, nel senso... lui può superare le gerarchie e scrivere in maiuscolo. Quello che non potete scrivere sono gli insulti brutti. Come ti sei appassionato alla filosofia? Quarta liceo, avevo una prof particolarmente brava e vivevo un periodo particolarmente buio. Le cose sono venute un po' da sé. E dopo che... Hai visto la serie Dark? Non l'ho finita. Però sì, l'ho vista. È una delle due serie che ho visto in vita mia. È bellissima Dark. Però non l'ho finita perché poi, dopo che per 3 giorni ho smesso di seguirla, non l'ho più recuperata, perché io sono fatto così, non sono fatto per le serie TV. Però molto bella. L'ho apprezzata e mi ci sono infognato anche molto. Cos'è che volevo dire? Sì, dopo che in quarta liceo mi sono affezionato un po'... cioè mi sono preso bene con la filosofia, l'ho studiata con passione e mi sono detto, sai che c'è, secondo me vale la pena provare a dargli una chance, a darle una chance. Visto che tanto non avevo al tempo, adesso forse un po' di più, l'idea su cosa fare, mi sono detto, tanto vale che vado a puntare su qualcosa in cui credo. E se poi dopo non avrà successo, significherà che io e i miei interessi non abbiamo avuto successo, e vabbè, me ne farò una ragione. Una cosa che penso ancora adesso, un po' più elaborata, un po' meno ingenuo, ma è una cosa che penso anche adesso. Dark bella ma complessa, devo fare un rewatch completo per capire bene. Uguale, anch'io. Infatti tipo ho quasi litigato con Bea, perché dopo, quando c'era la terza stagione, io ho dovuto cercare di rimettere insieme tutti i pezzi e lei voleva accendere la TV e io ho detto no, non accendere la TV, io devo recuperare la roba. A volte non sono proprio simpatico, ragazzi. Però vaffanculo, io ho bisogno del mio rewatch, altrimenti non guardo le cose. Guarda il lato positivo, stai facendo successo su Twitch. Infatti, vedi, dall'alto delle mie 6 sub di oggi, posso dirlo. Vabbè, e quindi vi ho detto anche questa cosa della tesi. Appena avrò qualcosina in mano di concreto, magari ve la farò. Dovrei farvi leggere la mia tesi di maturità. Potrei farci un just chatting a riguardo, sapete? Beh, la tua dama, yep. Di Donnie Darko cosa ne pensi? Mai visto? Non tirate a indovinare cosa ho visto, perché non imbroccherete mai. Probabilmente 95% delle cose che dite non le ho viste.
Finiamo alle 19, forse stacco anche un filo prima. Stai già iniziando tesi? No, non sto iniziando la tesi, Ricky. Sto iniziando a pensarci e forse contatterò la professoressa. Però dirti che la sto già iniziando è, sarebbe mentirti. La sto pensando. Quello sì, la sto pensando. Voglio una live con la lettura della tesina di terza media sul colore rosso. Ma sai che non ce l'ho? Non ce l'ho. L'ho persa. Non dovrei ritrovarla. Potrei farlo. Tesi triennale, sì, tesi triennale. Quindi, insomma, sì, ma niente di serio. Nel senso, è comunque la tesi triennale. Però io sono testa di cazzo. Le cose le prendo seriamente anche quando non serve. Soprattutto se mi piacciono. Quindi la farò seriamente e poi probabilmente verrò mortificato perché nessuno se la leggerà. Ma voglio dire, ho fatto concept analysis per anni facendo... Leus Ex Machina, grazie mille per il quinto mese, benvenuto. È presa dalla strada la tesi, sì, esatto. Grazie mille per il quinto mese, benvenuto. E cioè, voglio dire, io mi sono messo a fare i concept analysis per un anno e facevano 500 visual, quindi nel senso... la mortificazione del risultato è praticamente insita nella mia natura ormai. Quale ateneo frequenti? Unibo! Cioè, frequento l'ateneo, è un parolone, frequento le lezioni online, però Unibo. Non le frequento online perché attualmente sono a Milano e chi me lo fa fare di andare fino a Bologna? Senza attrezzatura, senza la possibilità di poter poi tornare su a Milano? Nessuno! Grande. Tra l'altro che bello, hanno bloccato le regioni fino al 27 marzo, quindi almeno fino al 27 marzo continuerete a vedere questa postazione e continuerete a vedere la postazione del video dei remake e probabilmente vedrete anche meno video registrati perché ragazzi, che maroni dover settare il set in 4 metri cubi, non ce la faccio. Devo rinnovare la sub pure io, bravo, giusto. Arriviamo a obiettivo sub 8. Oh, domani durante l'annuncio del direct vi sparo una quantità di sub goal che... a Z. 30 di sub goal, eh? C'è anche lo spawn su YouTube, voglio dire. E... tra l'altro ragazzi, domani streamo 2 ore, va dal 15 alle 17, poi devo cercare di staccare in tempi brevi perché ho un corso. E quindi, per quanto poi magari io non lo seguirò molto perché sarò preso con le robe del remake, però me lo voglio del remake, penso che lo sto già dicendo, domani annunciano sicuramente Let's Go Yoto. Voglio, vi dicevo, quantomeno mettermi in cuffia al professore e sentire cosa dice. Però sì, domani pusherò il sub goal. Stasera forza Milan. Stasera forza Milan. Inizierò a guardare il Milan. Secondo me vado a dormire scoglionato come la merda. Allora, sapete qual è? La combo finale è Milan che perde domani sera. Let's go Yoto. Let's go Yoto. E niente. In settembre ogni anno a settembre, sì. Quest'anno settembre non ha avuto molto successo in realtà, gli anni scorsi è andato meglio. Stasera, non domani sera, ho detto domani sera, volevo dire stasera. Commento per lo scudetto? Siamo dei Minion, che vi devo... Cioè io non... la verità ragazzi è che io sono tifoso milanista. Ogni volta guardo cosa ha fatto il Milan, ma io non guardo una partita da anni probabilmente del Milan. A me piace un sacco il calcio, eh. Non l'aspetto aziendale, o meglio, mi interessa relativamente. A Milano giocate in casa o fuori casa? In casa. Abbiamo giocato in trasferta con la Stella Rossa. E io seguo il Milan ma non guardo le partite. A me piace più la parte agonistica del calcio, quindi quello che molto spesso faccio, o comunque tutta la parte emozionale e sentimentale. Quindi il mio seguire il calcio tende a essere un guardare i video di partite passate, per dire. E sono tifoso milanista, però in realtà io sono... cioè a me piace guardare il calcio. Tifo il Milan per fede, senza credere che il Milan sia meglio di altre squadre a livello morale, come molti la mettono giù. Cioè sono un tifoso molto soft, capito? Sono un tifoso molto soft. Cioè sono un classico tifoso che se guarda Inter-Juve da milanista e l'Inter sbaglia o la Juve sbaglia, dico ma che cazzo fai? Come se fossi compromesso sentimentalmente nella cosa. Cioè è difficile che io tifi una squadra in una partita che non è quella del Milan. Piuttosto vedo di godermi la... A meno che la squadra non debba perdere perché il Milan vada, allora a quel punto è un altro discorso.
Comunque lo per quanto riguarda lo scudetto, ragazzi, boh, abbiamo un calo, è giusto che ci superino. Obiettivamente, cioè, poi parlo per sentito dire perché io le partite non le vedo, ma se è vero che abbiamo avuto un calo, allora ragazzi, è vero che dobbiamo cedere il posto, poi magari ci ripigliamo, magari ci ripigliamo e la portiamo a casa. Preferisci Formula 1 o calcio? Domanda tosta, perché nessuno dei due io lo seguo veramente. E forse da guardare il calcio, da guardare la Formula 1. Io mi guardo gli highlights della Formula 1, oppure mi guardo video vecchi, di sorpassi vecchi, mi faccio una cultura dello sport. Però le gare in sé non le vedo, perché richiedono tanto tempo e non è detto che... E poi, ragazzi, parliamoci chiaro, cioè... sapere sempre chi vincerà non è bellissimo, no? Perché alla fine, a meno di miracoli, è sempre la Mercedes che la spunta, no? Quindi sì, c'è quella volta in cui Gasly impazzisce e vince. C'è quella volta in cui tutti si schiantano e Perez da ultimo arriva primo. C'è quella volta dove c'è il finale dove Hamilton buca e Verstappen lo sta per raggiungere. Però, insomma, non un granché. Spero, tra l'altro, poi, cioè, dovendo fare gli abbonamenti per seguire sta roba qua, io a Bologna, calcolate, non c'ho neanche la TV, perché io non la guardo. Dovendo fare gli abbonamenti per seguire tutto, io mi scazzo e piuttosto non le seguo e mi guardo gli highlights. Sono fatto così. La mia conoscenza di calcio e Formula 1 è più retroattiva, cioè mi vado a recuperare le cose. Io sono un patito di buffa, quindi mi sono guardato ogni cosa disponibile di buffa. Vi consiglio... c'è quella volta che Grosjean decide di prendere fuoco, infatti, no? Cioè, però al di là di quello, la media non è un granché intrattenente. Poi figurati, famo decimo e dodicesimo posto in Ferrari, quindi ha voglia. E l'unico italiano è Giovinazzi, che fa ancora peggio tendenzialmente, quindi nel senso. Cos'è che volevo dire? Avevo letto una roba figa, però me la sono persa. Il calcio che vince solo la Juve, sei rimasto un po' indietro però. Ma poi scusa, no, è un discorso che non c'ha senso, perché nel calcio le partite le giocano due squadre, non è necessario che ci sia la Juve. Decisamente insensato come commento. Nella gara partecipano tutti. È ovvio che se facessi un battle royale delle squadre sarebbe meno interessante, ma non funziona così. Comunque volevo dire, sì, consiglio spassionato, io me lo riguardo ciclicamente in prossimità della giornata della memoria. Federico Buffa racconta ArpAdvice. ArpAdvice è stato allenatore del Bologna, anche giocatore dell'Inter, forse anche allenatore dell'Inter, ebreo, che nel 36 viene portato nei campi e muore sostanzialmente. E Buffa racconta la sua storia, racconta prima la sua carriera calcistica da allenatore, e poi dopo racconta la sua fuga dal fascismo, dal nazismo, che culmina ovviamente in maniera molto tragica. Lui Buffa racconta benissimo, e in generale la storia è toccante ovviamente. E quindi, se avete, penso che duri 45 minuti, credo che la troviate non su YouTube, però se la cercate online la trovate. Avete 45 minuti da buttare, vi piace il calcio e magari vi piace anche semplicemente il teatro, le rappresentazioni teatrali, guardatevela, perché merita. Buffa, secondo me, è uno che si fa apprezzare anche se non si è interessati al calcio, perché di questioni calcistiche i suoi racconti hanno tendenzialmente poco. E si tende a privilegiare un aspetto sociale, politico del calcio, quindi molto spesso nelle narrazioni dei mondiali ci sono questioni riguardanti la politica di allora. E dunque, quando al mondiale di non mi ricordo quale, sinceramente, nel girone si ritrovano forse nel mondiale del 78, potrebbe essere il 78, sì, si ritrovano affacciate Germania Est, Germania Ovest, lui fa tutta una digressione sul come le due Germanie siano finite nel girone assieme, su un girone verosimilmente truccato, e su questioni molto 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 interessanti. 74 e non 78, giusto, il mondiale del 74, perché forse il 78 era in Brasil, non me lo ricordo, sui mondiali sono poco ferrato.
Ah, la conosco. La conosco benissimo, la storia di... la storia che dici tu, Mark. Un'altra storia, anche lui, anche lì, bufala tirata in ballo, ma io la conoscevo per altri motivi. Quello che cita Mark è un'altra storia di calcio e guerra mondiale, di calcio e nazismo. Quindi la storia è di questa squadra ucraina che dopo l'invasione nazista viene sostanzialmente chiamata, non so, non conosco la storia nei dettagli, ma partecipa a un incontro con gli alti ufficiali delle SS. Al secondo tempo, a fine del primo tempo, vince. Viene minacciata di non vincere. E vince con ancora più margine nel secondo tempo. Il risultato lo potrete immaginare. Lo potete immaginare. Pochi si salvano. La maggior parte viene. E qua ci sarebbe una grande battuta che però non posso fare. Però la maggior parte dei calciatori chiaramente sparisce. E anche la storia del grande Torino, sì. Però in generale tutto, ci sono tante micro storie nel calcio, ma verosimilmente in tante altre cose che mi affascinano molto. La tua università segue un indirizzo filosofico generale? Anche io faccio filosofia all'Università degli Studi di Bergamo. So che la facoltà di Bologna è molto rinomata per filosofia morale e politica, mentre so ad esempio che a Milano non lo so, però a Torino mi pare che vadano molto gli esistenzialisti, forse a Padova, mio zio mi disse al tempo, i kantiani. L'indirizzo che sento io è un indirizzo molto, molto legato ad esempio alla riflessione su scienza morale, tecnologia morale, tecnica morale, etica, quindi anche politica, quindi sì, lo sento molto l'indirizzo politico-morale dell'Università di Bologna. Infatti alla fine io la mia tesi la voglio fare in quello, quindi ha perfettamente senso come cosa. La storia del Congo, altra storia calcistica del Congo, Mondiale 74, che non era il Congo ma al tempo era lo Zaire, ok? Zaire, che è la prima nazione africana a partecipare a un mondiale, si trova in un girone e chiaramente è inferiore alle altre squadre. Perde forse 2-1 la prima partita e la seconda la gioca contro il Brasile, forse campione del mondo, e penso perda 7-9-0. A Milano l'indirizzo è fenomenologico, bravissimo, è vero, verissimo. Perde 9-0 col Brasile. Terza partita è con la Germania Ovest, credo. Perse 3-0 col Brasile. Mi sto confondendo. Perse 7-9-0 tipo con la Germania, forse. O con la Jugoslavia. La terza partita la fece col Brasile. Verissimo. Mi sto confondendo io. Terza partita con il Brasile. Giocatori ricevono una chiamata dallo Zaire, dal Congo. Ed è proprio lui, il signor dittatore. Il signor dittatore comunica alla squadra questo messaggio: se voi perdete con più di 3 gol di scarto, potete anche non tornare qui. Le vostre famiglie non sono più un vostro problema. Risultato: entrano in campo e sono 3-0 all'80esimo, approssimativamente. Punizione per il Brasile. In Brasile credo che a battere ci fosse, non mi ricordo, Zico? No, sicuramente qualcuno in chat se lo ricorda. Punizione per il Brasile. Garrincha, Rivelino. A battere la punizione c'è Rivelino, al tempo uno dei maestri nel battere punizione. Per chi non lo sapesse, nel calcio la punizione si colloca fuori dall'area di rigore, quindi generalmente distante dalla porta, e tra il calciatore che batte e la porta è possibile, non è obbligatorio ma si fa sempre, situare una barriera di giocatori che copra lo specchio della porta finché la palla non passi. Giocatori del Congo, Zaire, si mettono in barriera e, senza che l'arbitro fischi, un giocatore del Congo scappa dalla barriera
prende la palla, la calcia dall'altra parte del campo. Palla che era sul punto di battuta e la punizione si sarebbe dovuta battere. Giocatori in campo sconcertati, quelli brasiliani. Poi la partita continua, la partita finisce 3-0. I giocatori rientrano nel loro paese, rimangono comunque dei reietti, ma salvano la pelle. Loro e delle loro famiglie, probabilmente. In Europa questo fa scalpore. Guarda te, questi congolesi, questi africani, non sanno nemmeno le regole del calcio e vengono a fare i mondiali. Si scoprirà dopo che quel giocatore, come intuibile da parte vostra, ha preso quella palla e l'ha calciata via, perché se quella palla sarebbe entrata, lui, i suoi bambini e la sua famiglia non li avrebbe più visti. E queste sono le storie che nasconde lo sport. E ce ne sono tante così. Ce ne sono tante così. Adesso magari e probabilmente non le conosco tutte. Buffa ha scritto un libro sulle Olimpiadi Berlino 36, sotto ovviamente il regime. Grazie mille Peto Mistico, che in questo momento è ottimo come nome per il secondo mese, benvenuto. Olimpiadi del 36 a Berlino, se non erro. Che vengono organizzate, se non ricordo male, da un gerarca, sostanzialmente, da un membro del partito che poi si scoprirà avere delle origini ebraiche. Quindi che si troverà in una posizione un po' particolare. Libro che non ho finito, mea culpa, dovrei finirlo. E buona, adesso leggo sto super papiro di Xona. Ho pensato a una domanda off topic ma interessante. Premessa: non credere al Covid e rimpicciolire la questione è sbagliato e rispettoso. È una situazione impossibile e ipotetica solo per vedere la reazione dell'impossibile, nell'impossibile caso. Se un giorno ogni associazione, istituzione medica, governo del mondo dicesse che il Covid è stato veramente una fregatura, manco i boomer su Facebook a causa che... Ok, va bene. Come la prenderesti? Come pensi che la prenderei? Cioè, se venisse fuori che è tutta una montatura, come dovrei prenderla? La prima cosa che farei è verificare l'informazione. Quindi capire quanto è attendibile la cosa, da che fonte proviene, da che fonte può provenire una roba del genere. Se la fonte è l'istituzione medica che ammette i suoi errori, allora come posso prenderla? Processateli e che la giustizia faccia il suo corso. E farà un corso un po' pesante, obiettivamente. Sempre stando ovviamente nel caso ipotetico. È questo. C'è poco da fare. In che altro modo dovrei reagire? È chiaro che se invece poi è politico X che dice abbiamo le prove, allora mostrami quelle prove, perché tu sei politico X, sei interessato ovviamente. E niente. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati in stream con me. È stata una live molto 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 bella. Nakata credo di conoscerlo, forse Tsuburaya no, però direi che ce lo teniamo per un altro talk come argomento. Grazie a tutti per essere stati con me. Io vado a caricare questa live su Creepy Live, quindi la trovate online stasera. Un bacione, noi ci vediamo domani alle 15 con la reazione al Pokémon Direct. Vi ricordo quali potrebbero essere le mie reazioni ai rispettivi annunci. Volete recuperarli? Recuperateli. A domani. No, fermi, c'è qualcuno da raidare? Dai, raidiamo qualcuno che fa Pokémon, festeggiamo. Possibile che non ci sia un next in live? C'è Freak, che però sta facendo Mario Kart. C'è il Pardo. Cosa sta facendo il Pardo? Team building, fai vedere cosa fa Millennium. Anche loro sono sul competitivo. Non volevo raidare il competitivo, volevo raidare un qualcosa di più. Vabbè, raidiamo il Pardo, sti cazzi. Raidiamo il Pardo e sti cazzi. Raid Francesco. Che oggi mi ha risposto a una storia dicendo mi lo sapevo che eri una brava persona, facendo riferimento al fatto che sono milanista. E c'ha ragione. Vai, raidino al Pardo. Ragazzi, noi ci vediamo domani. Un bacione. Andate dal Pardo che sta facendo team building, tra l'altro con Flavio Del Pidio. Quindi non è Creepy Stories, non è Creepy-Basso Live, è uno che è di competitivo.
se ne intende. Andatelo a seguire. Noi ci vediamo domani. Con il direct. E speriamo bene. Un bacione. E a domani. Per l'appunto.